Bene, siamo pronti a iniziare questa seconda parte dell'omaggio a Luciano Pavarotti. Prima però di iniziare ancora a sentire queste bellissime note che ci propone il programma, ho bisogno di qualche minuto veloce per un progetto molto molto importante, anzi per una serie di progetti, uno in particolare, proposti da un'associazione, una onlus, Echeo. Vorrei invitare qui accanto a me il presidente di questa associazione, il geometra Rizzi, e la professoressa Borrello. Un applauso. Grazie. Vorrei donarvi il microfono perché possiate esprimere e interessare questo pubblico ai vostri progetti. A lei, presidente. Grazie a tutti. Allora, io intanto vorrei iniziare con ringraziare chi ci ha dato la possibilità, l'occasione di stare qui stasera. Per noi, voi non immaginate nemmeno quanto sia importante, perché questi sono i momenti in cui possiamo davvero far conoscere da vicino quanti non conoscono delle realtà che poi sono conosciute da tutti, perché la realtà di Taranto, quello che noi abbiamo come problema, mi riferisco chiaramente al problema dei tumori, quindi il sorgente di cancro qui a Taranto, è davvero molto sentito. Noi siamo un'associazione che si occupa di pazienti, anzi no, meglio dire, siamo un'associazione di pazienti oncologici. E per parlare di noi io passerei la parola alla nostra portavoce, la professoressa Borrello. Grazie e buonasera. Io sono contenta di essere qui molto felice e onorata di rappresentare i pazienti oncologici del nostro territorio. Noi nasciamo appunto come associazione di pazienti che hanno deciso di mettersi insieme per sentirsi meno soli, per poter condividere le proprie esperienze, un percorso che a volte è particolarmente difficile. E in quanto associazione di pazienti abbiamo deciso sin da subito di intraprendere una serie di iniziative solo ed esclusivamente per i pazienti. Lo abbiamo fatto nel giro di 8 anni, prevalentemente nell'ospedale, dico l'ospedale di Castellaneta, dove siamo prevalentemente presenti, ma lo facciamo anche al di fuori. Io vorrei soltanto menzionarne 2. Uno, molto molto per noi importante, che vede la vera solidarietà tra chi vive la malattia e chi no, fortunatamente. Ed è un progetto denominato Contro il cancro dacci un taglio. È la raccolta di capelli che vengono ormai da tutta Italia, che vengono utilizzati per la realizzazione di parrucche che doniamo interamente, gratuitamente, alle signore che ne fanno richiesta e che sono in percorso di chemioterapia. Particolarmente singolari sono le donazioni delle bambine e le donazioni di alcuni uomini. E poi la nostra azione di divulgazione, di informazione in questo periodo estivo, siamo giunti alla 4ª edizione della campagna di sensibilizzazione contro il melanoma, la prevenzione del melanoma, Vivere bene al sole, con la collaborazione del dottor Pugliese, responsabile nazionale per l'area dermatologica della Società Italiana delle Cure Primarie. Noi oggi in questa bellissima serata, in questo bellissimo quadro, siamo presenti per fare appello a voi ad esserci vicini, conoscendoci un po' meglio, perché soltanto la vostra vicinanza ci consente di darci forza, di darci coraggio, continuare nelle nostre imprese piuttosto complesse e poter ottenere dei risultati, credetemi, veramente straordinari come quelli che abbiamo ottenuto fino ad ora. Grazie. Beh, siamo noi che ringraziamo voi. Grazie per questa bellissima testimonianza, soprattutto ricordiamoci Echeo, sicuramente con un sito interessante, con tutti i riferimenti, tutti i dettagli. È importante sostenere, è importante informarsi, è importante seguire ed è importante sapere che ci sono tante persone che fanno del bene e se noi vogliamo possiamo aiutarli anche solo qualche volta oppure un pochino più lungamente, giusto? Grazie mille, grazie. Grazie. Bene, e adesso siamo pronti per ricominciare la nostra seconda parte musicale di questo omaggio a Luciano Pavarotti.
e vorrei richiamare sul palco il nostro meraviglioso direttore d'orchestra. Sì, ecco, abbiamo una signora che è una supporter praticamente del maestro Palazzo, il maestro Antonio Palazzo. Signora, lei mi trova completamente d'accordo, perché anch'io sono una fan sfegatata del maestro, ormai lui lo sa, ma non siamo le uniche, credo. Grazie mille, grazie. Giuro che non siamo parenti, lo giuro. Anche se mi piacerebbe. Allora, andiamo avanti. Volevo ricordare, come recita la nostra locandina, che la presenza di questi due bravissimi cantanti che adesso avrete modo di risentire, Toglia Yeo e Aleandro Mariani, è una gentile concessione della dottoressa Nicoletta Mantovani Pavarotti, perché sono due cantanti della Fondazione Pavarotti, quindi io farei un applauso per averci permesso di avere questi due cantanti così bravi qui con noi. Torniamo alla lirica, nel senso proprio più stretto del termine, infatti parliamo di Bellini e della Norma, una opera bellissima che, pensate, nel momento in cui però venne messa in scena per la prima volta, fu un fiasco clamoroso. Vuoi perché fu messa in scena alla Scala, sappiamo che alla Scala il popolo scaligero, o meglio il pubblico scaligero, insomma, può decretare il successo o la fine di tante opere. Vuoi per una indisposizione, si dice, della prima soprano, la Giuditta Pasta, insomma fu clamorosamente un fiasco, però questo fiasco durò poco, perché veramente la Norma è una delle opere più belle e contiene questa meravigliosa pagina della lirica che è Castadiva. A proporcela Vittoria Yeo.
Bene, andiamo ancora avanti. Abbiamo ancora da ascoltare. Una bellissima canzone che in realtà faceva parte, fa parte, della colonna sonora dell'omonimo film. Vedeva Beniamino Gigli alla sua prima interpretazione cinematografica, guarda caso, interpretava un tenore che doveva riconquistare la sua bella grazie a questa bellissima canzone che canta. Era il modo finalmente di dare un volto ad un grande tenore che stava prendendo il trono di Caruso, perché molti non lo avevano solo ascoltato, non lo avevano mai visto. Questa sera, Non ti scordar di me, ce la propongono entrambi i nostri fantastici cantanti che abbiamo potuto per adesso apprezzare separati. Quindi Vittoria Ieo e Aleandro Mariani, Non ti scordar di me.
Orchestra dei Giovani Talenti. Che meraviglia. E continuiamo, continuiamo, non è mica finita, qui è un crescendo. È un crescendo perché adesso ci godiamo la voce di Aleandro in un'altra canzone, quindi questa è proprio una canzone, però ispirata al più grande tenore di tutti i tempi, o sicuramente uno dei più grandi, Caruso. Quindi parlo della canzone che Dalla ha scritto ispirandosi a Caruso, e poterla ascoltare da una voce così bella come quella di Aleandro sarà sicuramente un'altra mega emozione che si aggiunge a quelle di questa serata. Aleandro Mariani, Caruso. Thank you.
la stupenda voce di Aleandro Mariani. Dire che l'emozionometro, non so se esiste, ma il mio personale interiore è alle stelle, sono, non so se più emozionato o commossa, che meraviglia. Bene, ci stiamo avviando all'ultimo pezzo, anche se per l'ultimo più, però sì, diciamo da programma. Allora, adesso parliamo di uno dei pezzi più famosi al mondo, pensando sempre, come dicevo prima, parlando di fiaschi, che anche questo fu un fiasco, La Traviata fu un fiasco, incredibile, alla Fenice di Venezia, esattamente, vuoi perché gli interpreti si dice non fossero all'altezza, vuoi perché sicuramente l'argomento scabrosissimo, insomma, Violetta Valéry era famosa nei salotti parigini, insomma, diciamo per i suoi piaceri mondani, fu un fiasco, però dopo pochi mesi venne comunque riproposta, condotta dallo stesso Verdi, con interpreti cambiati, e cominciò il grande successo di Traviata. Questa è una delle arie più famose al mondo, probabilmente una delle più impegnative mai scritte per soprano, sempre libera, canta Vittoria Yeo. Thank you.
Per dire quanto è elevata una cosa che è tanta roba, ma tanta roba, bellissimo, fantastico. Allora, prima di, come dire, procedere, istituzionalmente devo ringraziare, quindi ho bisogno della mia, della nostra presidente Vanessa, mi vuoi raggiungere? Perché dobbiamo fare qualche ringraziamento perché questa rassegna bellissima che ha avuto un successo che noi sì speravamo, ma non così tanto, e quindi siamo ancora più felici, con un cuore veramente commosso e pieno di gratitudine, e siamo contenti che sia piaciuto tutto quello che abbiamo proposto nella sua varietà. Abbiamo cercato di spaziare il più possibile fino ad arrivare ad oggi con un omaggio ovviamente probabilmente al più grande tenore del mondo, Luciano Pavarotti, dalla nostra, come dire, base e dal talento di questi musicisti di oggi e di domani.
Grazie signori, grazie mille. E grazie a te Vanessa, perché hai fatto un capolavoro. Eh sì. Allora, intanto dobbiamo ringraziare, stammi accanto, che tu lo sai, io sui ringraziamenti ogni tanto me ne perdo qualcuno, invece lei, giustamente, essendo il presidente, nonché direttrice artistica, nonché fautrice di tutto questo, mi aiuta. Allora, intanto dobbiamo ringraziare la stampa e le emittenti televisive presenti questa sera, che ci hanno filmato per tutto la durata dell'evento. Questo evento verrà dato in differita, sarà trasmesso in differita sul canale 649 o 189 del digitale terrestre, oppure in streaming sul sito www.jotv.tv. Verrà trasmesso in differita sabato prossimo alle 21, giusto? La nostra detta stampa mi controlla. Sì. E ovviamente anche tutta la stampa che ci ha seguito per tutta la rassegna, alla quale appunto va il nostro ringraziamento. Intanto vogliamo ringraziare colei che ci ha permesso di dare l'avvio a questa meravigliosa rassegna, dandoci un luogo al di fuori di questo teatro, al quale noi rimarremo legati per sempre, che è la dottoressa Santella, la presidente del Tribunale dei Minori di Taranto, che ci ha messo a disposizione quella meraviglia che è il chiostro di Santa Chiara, dove noi abbiamo potuto fare le nostre prime 4 serate della rassegna. So che la dottoressa è qui, giusto? Eccola. Dottoressa, possiamo averla qui con noi? Volevamo darle un piccolo e sentito omaggio, perché veramente ci ha permesso di realizzare questa rassegna, che è andata benissimo, tanto che negli ultimi appuntamenti abbiamo avuto il posto in piedi. Però il chiostro ci ha veramente accolto come una delle migliori location che potevamo avere. Grazie mille. E un piccolo omaggio, un crest da parte dell'Associazione Giovani Talenti alla dottoressa Santella. Grazie, grazie mille. E poi sicuramente dobbiamo comunque ringraziare tutto il pubblico che ci ha seguito per tutte queste puntate, sì, chiamiamole puntate. Vogliamo dare adesso tutti i nostri crest e i nostri fiori? Dovremmo chiamare i nostri artisti. Allora, io avrei bisogno del soprano Vittoria Ieo. Forse vuoi salire tu? Volevamo darti un segno per ringraziarti, ma vorremmo darlo ovviamente anche agli altri, ma iniziamo ovviamente, ladies first, come si dice in inglese, ma intanto io le farei un altro applauso, perché la voce di questa cantante, di questo soprano, è qualcosa di fenomenale. Io credo che mi abbonerò a tutti i teatri dove lei andrà, se potrò, perché complimenti, una voce meravigliosa. Allora, noi volevamo darti un piccolo segno di ringraziamento per essere stata qui con noi, ovviamente che tu gentilmente porterai idealmente anche alla dottoressa Nicoletta Mantovani per averti permesso di essere qui con noi e di omaggiare Luciano Pavarotti. Forse arriva, ma no, è il bello della diretta, ma io nel frattempo arriva, non ti preoccupare, tu stai con me qui, io ti sento che sei qui vicino a me e mi rassicuro. Nel frattempo vi ricordo che eccola la nostra presidente con un mazzo di fiori, ovviamente un omaggio ad una donna e ad una cantante così brava e bella, non può essere che appunto fatto con i fiori. Ma non solo, vorremmo anche dare un segno al nostro tenore, ovviamente, Aleandro Mariani, per favore. Ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore per questo cantante. Ha 26 anni, signori, ha solo 26 anni. E anche ovviamente a Aleandro vogliamo dare partita a una bambina. Scusa, devo dire sì. Anche a me.
No, non avevamo problemi, però se li vuoi posso scardinare una di queste fioriere? No. I fiori vanno solo alle belle donne. Alle belle donne, e quindi ovviamente abbiamo fatto centro subito con Vittoria. Ecco, che arriva, vedo la nostra piccola ma velocissima valletta che arriva ovviamente al tenore by Crest. Come... La pancia sta crescendo. La pancia... Hai tempo, diciamo che hai tempo. Nel frattempo cresce la voce, e che voce, eh? Facciamo un altro applauso alla voce di Alejandro, eh? Che di applausi ne avrà tanti, ma non è mai abbastanza. Ecco, il test dell'Associazione Giovani Talenti per questa ormai promessa, forse è una parola già desueta. E poi ovviamente abbiamo bisogno del maestro Andrea Griminelli qui sul palcoscenico, perché ovviamente non si può non ringraziare un maestro così grande. Arriverà, sicuramente. Che bello. Nel frattempo vi ricordo, eccolo, maestro. Grazie per essere stato con noi, grazie per aver portato la sua arte e ovviamente il ricordo di Luciano Pavarotti, che vive sicuramente con un artista grande, grandissimo come Andrea Griminelli. Che siamo pronti, non è mica finita qui. No, wow, arriva un mazzo di fiori che forse è per me, eccola lì, grazie mille. Aspetta, oh, che meraviglia, non hai preso tanti fiori tutta la mia vita, sono felice, che bello, grazie. Bene, a questo punto io mi, come dire, toglierei, prendo tutte le mie carabattole, mi toglierei, perché ovviamente abbiamo pensato di non finire qui, però è il momento che io mi tolgo. Spazio alla musica. Voi che siete qui per me e per sostenere i giovani talenti. Grazie. Thank you.
bravo. Benissimo Di Geronimo. Sulle meravigliose note di Gilles Masnet. La nostra presidentessa, Vanessa Di Geronimo.
innanzitutto sapientemente condotto nella meravigliosa maniera del maestro Antonio Palazzo. Ancora della presidentessa dell'Associazione Giovani Talenti, perché nel frattempo non ci abbandonate, è arrivato il proprietario del Teatro Orfeo di Taranto, lo abbiamo cercato, il festeggiato, il dottor Di Giorgio, auguri, e soprattutto auguri ai 100 anni del Teatro Orfeo, perché fa 100 anni, c'è scritto là sopra. Quindi noi le volevamo dare un piccolo omaggio e ovviamente per ringraziarla di averci ospitato e di aver messo a disposizione questo bellissimo posto, veramente bello. Adesso arriva Vanessa, noi prima la cercavamo ma sappiamo che ovviamente il giorno del compleanno uno può avere anche così degli impegni familiari, giustamente. Eccola, eccola. Allora io mi avvicino, prendo il crest e lo do alla presidente, eccolo qui. Grazie mille. Grazie. Volevo ringraziare tutti coloro che sono qui stasera. Io credo che Taranto meriti l'Orchestra dei Giovani Talenti, che deve essere assolutamente supportata come vengono supportate le altre associazioni. E credo che la più bella soddisfazione che potete avere voi questa sera sia la presenza di questo pubblico. E vi posso garantire che l'Orfeo quest'anno è stato davvero pieno in tutti gli spettacoli, quindi Taranto non è vero che non c'è cultura, non c'è amore per il teatro, assolutamente. Come assolutamente sì, noi stiamo cercando di sopperire a queste mancanze, però 100 anni di cultura non devono essere assolutamente dimenticati, anche se le amministrazioni qui a Taranto sono assenti, però noi comunque andremo avanti e vi ringrazio sempre la città di Taranto, perché le soddisfazioni noi le abbiamo sempre. Grazie a voi. Grazie ancora. Vanessa, abbiamo finito, abbiamo dato tutto? E allora anche noi ormai possiamo ringraziare, soprattutto io ho una scoperta meravigliosa, i tarantini. Perdonatemi la mia ignoranza da romana quale sono, non sapevo che la città di Taranto e probabilmente tutto il territorio fosse così bello, caloroso e attento all'arte. Complimenti, allora siamo noi che vi facciamo gli applausi per averci seguito e per seguirci ancora. L'Orchestra dei Giovani Talenti adesso si prende un mese che va in tour, so che ci sono degli appuntamenti al di fuori della regione, ma tornerà alla fine di agosto, poi gli appuntamenti si potranno comunque consultare sul nostro sito www.associazionegiovanitalenti.it. Grazie per essere stati con noi, grazie ancora e buon agosto. Grazie Maurizio, grazie mille.